In più di 70 anni di storia repubblicana si sono succeduti poco meno di 70 governi, 67 per l'esattezza, che hanno impegnato 30 diversi presidenti del Consiglio. La statistica dice insomma che abbiamo avuto in media un governo all'anno, ma la realtà è ben diversa. Ci sono stati governi che sono durati a lungo e altri che non sono andati al di là del mese di vita. Il record di durata spetta al secondo governo Berlusconi, rimasto in carica per poco meno di 4 anni, da giugno del 2001 ad aprile del 2004. Non male anche il primo governo del socialista Bettino Craxi, 3 anni dall'agosto 1983 all'agosto del 1986, e il governo Renzi, durato dal febbraio del 2014 al dicembre del 2016. Al contrario, il democristiano Amintore Fanfani fu costretto a dimettersi esattamente 11 giorni dopo essere diventato presidente del Consiglio, nel gennaio del 1954. Persino Alcide De Gasperi, democristiano anch'egli, membro dell'Assemblea Costituente e considerato uno dei più importanti statisti dell'immediato dopoguerra, non riuscì ad andare al di là dei 12 giorni nel mese di luglio del 1953. In alcune occasioni ci sono stati anche governi brevi, nati proprio con lo scopo di far decantare tensioni politiche in attesa di tempi politicamente migliori. Per definire questi esecutivi era stata coniata persino un'espressione un po' curiosa, governo balneare, espressione che allude anche al fatto che si tratta di governi rimasti in carica nel periodo estivo o poco più. Alcuni governi sono entrati nella storia per la drammaticità della fase in cui rimasero in carica, come il governo del democristiano Fernando Tambroni, rimasto in carica dal marzo del 1960 fino a luglio dello stesso anno, quando Tambroni stesso fu costretto alle dimissioni a causa delle proteste di piazza, contrassegnate da scontri violenti nel corso dei quali persero la vita diversi manifestanti. L'episodio più grave accadde a Reggio Emilia a inizio luglio. Le proteste erano legate soprattutto al fatto che il governo, composto esclusivamente da esponenti della Democrazia Cristiana, aveva ottenuto il voto di fiducia anche da parte del Movimento Sociale di estrema destra e del Partito di Unità Monarchica. Ma il caso più drammatico riguarda il governo Andreotti, che entrò in carica il 13 marzo del 1978 e ottenne la fiducia nella tragica mattina del 16 marzo, quando le Brigate Rosse rapirono il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Spinto dall'esigenza di rispondere in modo fermo alla violenza dei terroristi, il Parlamento votò a favore del governo in modo quasi unanime, consolidando la cosiddetta linea dell'unità nazionale inaugurata già con il precedente esecutivo.